Buonasera a tutti da Paese Libero e dal suo presidente Marcello Mannu. Ho voluto fare questo video stasera per cominciare a parlare di qualcosa di serio. Fino ad oggi abbiamo sentito le lamentele, quello che non andava bene, quello che questa amministrazione non ha fatto, ma questa sera invece vorrei cominciare a parlare di chi siamo e che cosa vogliamo fare veramente. A prescindere dal fatto di chi mi ha giudicato senza veramente conoscermi o approfondire chi sono, il pensiero mi va a tutta la popolazione, anche a quelli che comunque sono distanti dal nostro punto di vista. Perché questo? Perché questo video? Questo video perché è giusto che la cittadinanza sappia che il nostro partito non è che vuole a tutti i costi andare a presidiare quello che è il comune, ma si è accorto che dalle lamentele che ci sono state della popolazione forse qualcosa in questo paese dovrà cambiare. Mi è dispiaciuto, dico la verità, dover mettere in cattiva luce questa amministrazione, anche perché io reputo che tutte le persone che appartengono a questa amministrazione sono delle bravissime persone, sono dei buoni padri di famiglia, dei buoni mariti, delle brave mogli, delle brave casalinghe e anche delle ottime lavoratrici, e l'hanno dimostrato nel tempo, anche perché a differenza non c'era nessuno da poter votare, tanto è vero che hanno fatto due mandati proprio per la simpatia che si sono creati nel paese. Ma abbiamo visto anche che politicamente sono un po' precari, un po' scarsi. Questo perché dico questo? Perché in 10 anni di amministrazione comunale non si sono viste grandi opere e grandi battaglie, si sono viste cose ordinarie che avrebbe potuto fare un qualsiasi sindaco o qualsiasi amministrazione. Dice: ma tu parli sempre così, è facile quando sei dall'altra parte puntare il dito su chi deve amministrare il paese. E quindi stasera io non voglio puntare il dito, ma voglio dire una cosa. Quali sono i punti principali? Bene, i punti principali sono la salvaguardia delle persone anziane, sia di Olcella che di Busto Garolfo. Creare un apparato che dia a coloro che hanno un ISE zero e hanno raggiunto i 67-70 anni di età dei pasti caldi presso la nostra mensa della RSA di San Remigio. Sì, perché a tutti gli effetti la RSA di San Remigio è del comune di Busto Garolfo, è amministrata dal comune di Busto Garolfo, è data in gestione, ma all'interno ha una mensa che potrebbe dare la possibilità ai nostri anziani di potersi rifocillare per un piatto caldo e poter stare anche meglio. Senza parlare poi degli aiuti che si possono dare a tutti coloro che vivono di pensione sociale e a tutti coloro che vivono nelle case popolari. Parlo sempre delle persone anziane e degli indigenti, quelli che non possono arrivare a fine mese o che non hanno un lavoro. Dopodiché, che cosa noi vogliamo mettere in campo? Vogliamo mettere in campo un'assistenza per tutte le lavoratrici madri e per tutti i lavoratori padri che purtroppo non riescono a pagarsi la retta dell'asilo nido e che malgrado il bonus incentivo che c'è già dallo Stato riescono a malapena a pagare la metà della retta, quindi aiutare in qualche modo a poter arrivare anche a pagare la retta per poter pensare ai propri figli. Questo perché abbiamo notato che negli ultimi anni si sono abbassate le nascite, ed è questo dovuto proprio al fattore che le famiglie non ce la fanno più a gestire dei figli. Quindi un aiuto economico alle famiglie che hanno un reddito basso sicuramente, ma che lavorano in due e fanno dei sacrifici enormi, da parte nostra questo c'è. Certo, non possono essere promesse a vuoto, tutto sta poi a quello che noi andiamo a trovare nei fondi e nelle casse del comune, logicamente. Un altro punto che ci sta al cuore è quello dei giovani. Per i giovani noi vogliamo veramente mettere degli spazi che possano dare l'opportunità ai giovani di non uscire da Busto Garolfo.
centri ricreativi che possano dare lo spazio alle persone per riunirsi, per socializzare, ma anche per fare una strada zona pedonale che possa dare l'opportunità di poter passeggiare per Busto Garolfo gustandosi un gelato, un panino, delle patatine fritte o guardare dei negozi lungo il corso, perché no? Magari fare Isola Pedonale la zona che va da via Milano fino all'oratorio con dei negozi fatti ad hoc, e recuperare quello che sono anche le facciate delle case che si sono in quella strada, perché via Bazzia è veramente precaria, tutti sanno chi è il padrone di quel cortile là, e forse dovremmo spingere un po' di più per farlo sistemare. E poi pensare soprattutto ad incentivare anche quelle associazioni che per alcuni possono sembrare che siano irrilevanti, ma che per noi hanno un grande peso, che potrebbero attrarre i giovani a frequentare le arti marziali piuttosto che il calcio o il tennis o il ciclismo oppure la pallavolo, altri sport che potrebbero nascere nel nostro paese. Un'altra cosa importante è ripristinare quello che è il polifunzionale, sia quello di Olcella che quello di Busto Garolfo, cercare di aumentare quello che è l'apparato centralino, perché abbiamo notato che tutti i problemi nascono proprio dal centralino. Ci sono due centralinisti e che quando uno dei due si ammala diventa veramente un calvario poter contattare i medici. Di sicuro aumentare anche la gestione dei medici a Olcella, quello è un punto che noi già stiamo mettendo in campo, perché stiamo cercando proprio di portare dei medici, a prescindere di quello che andremo a chiedere all'ASL, dei medici che possano veramente servire la popolazione qui anche a Olcella. Di rivedere e di dare in appalto a tutte i centri commerciali, le generi alimentari, le aziende, le ditte che ci sono a Busto Garolfo, per quanto riguarda l'amministrazione del verde, delle rotonde e quant'altro, senza imporre una tassa al comune per poi il comune dover fare quello che è la manutenzione. Cioè, secondo noi è più logico dare ai commercianti l'opportunità di mettere i loro cartelli pubblicitari all'interno di una piazza con delle aiuole e far sì che poi le abbelliscano e le tengano belle, che farci dare dei soldi per poter poi noi pagare una cooperativa che vada a sistemarli, ma che poi alla fine si paga così poco che non ce la fanno neanche a sistemare. L'abbiamo visto dai tagli dell'erba che sono stati fatti ultimamente nell'ultimo anno in tutta la zona di Busto Garolfo e limitrofe. Questi ci sembrano alcuni dei punti che vanno affrontati sicuramente, ma parliamo anche delle strade, parliamo anche dei marciapiedi, parliamo delle barriere architettoniche. Io, prima di investire più in feste e balletti, che quelli sicuramente ci saranno, e ci saranno anche dei cantanti, forse migliori di quelli che i paesi limitrofi hanno portato fino ad oggi e per la quale magari qualcuno di noi ha provato invidia perché dice perché Arconate sì e Busto Garolfo non lo può fare. Noi li faremo, porteremo anche dei cantanti o delle manifestazioni che attirino tanta gente e facciano crescere l'indotto interno del nostro paese. Per questo noi cerchiamo il vostro sostegno. Ripeto, nessuno di noi vuole andare a fare l'amministratore, è il primo io, ma se dovessimo andare ad amministrare il paese, logicamente un cambiamento ci deve essere. Ci deve essere, deve essere migliore e radicale, deve essere in crescita. E ne approfitto con questo video di dire alle persone che fino a oggi non mi hanno conosciuto, ma che mi hanno additato per magari i post che si possono interpretare in maniera diversa da quello che è un linguaggio e una dialettica che si può interscambiare fra popolazione e presidente di Paese Libero, che parla poi per conto di tutto Paese Libero, perché non è che queste parole ve le sto dicendo io e il nostro direttivo dissente da quello che io dico. Siamo un gruppo molto affiatato, ormai siamo cresciuti tantissimo, siamo diventati tanti e abbiamo notato ultimamente che non c'è poi
tanto ritorno da parte vostra, e qualcuno mi dice per paura di ritorsioni dell'amministrazione nei confronti dei commercianti, così non si esprimono. Beh, io vi dico che queste paure con noi non ci sono. Noi siamo a servizio dei commercianti, e che con i commercianti e le ditte del paese vogliamo creare un paese più bello e allegro, anche con fiori, con portaceneri, con cestini in più e con una maggiore vigilanza e sicurezza, quindi con l'aumento sicuramente di vigili urbani, che siamo sottodimensionati, perché noi siamo sottodimensionati perché noi siamo più di 15.000 come popolazione, ma i vigili non sono abbastanza, e anche di telecamere che evitino i furti, gli scassi, gli scippi, la rottura del vetro di una macchina davanti al parcheggio del cimitero e quant'altro. Per finire, concludo con gli allagamenti. Abbiamo saputo tutti, lo sapete anche voi, che ci sono stati stanziati 500.000 euro per gli allagamenti da K Holding, ma ad oggi mi riferiscono, e ho visto con i miei occhi, che l'unica cosa che è stata fatta è mettere un cartello: attenzione, rischio allagamenti. Abbiamo visto che cosa ha creato il 24 luglio la tempesta che è arrivata, e ci sono ancora zone del paese che non sono state sistemate. Io dico a tutti voi di mettervi una mano sulla coscienza. Magari non sarò tanto simpatico a qualcuno, magari sarò antipatico, ma sappiate che dietro questa persona antipatica, che di sicuro non dovete portare a casa vostra a mangiare e nemmeno tanto dovete andare in giro per il paese o a divertirvi in ferie, da questa persona vi potete aspettare veramente un cambiamento, anche perché io sono determinato. Non mi faccio comprare da nessuno, quindi non sono in vendita, e ho delle idee ben chiare, che piaccia o non piaccia. Io vado dritto per la mia strada, e la mia strada dice che questo paese deve migliorare e crescere. Voi potete fare quello che volete. Potete anche non votarmi e riprendervi questa amministrazione, però poi non lamentatevi, perché se è questo quello che vediamo, una destra dove stanno litigando fra di loro chi deve andare a fare il sindaco, adesso ho sentito che si propone ancora qualcuno che al tempo fu veramente demolito perché ci sono stati dei precedenti, addirittura si sono presi a cazzotti. Se è questo quello che volete votare, fatelo pure. O se volete votare ancora coloro che hanno fatto due mandati e dargli ancora un'altra opportunità, come Binaghi, come Rigiroli Giovanni, come la stessa Campetti, che io non ritengo all'altezza di poter gestire e fare l'assessore, perché poi mi sembra anche che sia in conflitto come responsabile anche dei commercianti. Secondo me non potrebbe farlo, ma nessuno parla, e quindi andiamo avanti così. Se voi siete felici, lo sono anch'io. Se voi siete infelici, non posso fare nient'altro che chiedervi di votarmi, ma non perché voglio fare il sindaco, ma perché voglio cambiare questo atteggiamento che c'è nei confronti sia del paese che della frazione. A voi la scelta. Adesso noi siamo qua, ci stiamo avvicinando alle elezioni, comunque pensateci. Se vi sto antipatico, fate la scelta che volete, ma non sarà con la simpatia che si amministra un paese. Potrei essere antipatico ed essere migliore di tanti altri. Buonasera da Paese Libero e un abbraccio a tutti. A presto, arrivederci.